lei continua a essere in bilico, continua a essere a questo bivio. La scienza non le crede, la Chiesa non le crede, almeno parte della scienza non le crede. Però molti le credono, molte persone le credono. Le stimmate sono state oggetto di dibattito per secoli e molte persone credono che si tratti di un fenomeno divino che si verifica in individui particolarmente devoti. Tuttavia, ci sono anche molte prove che suggeriscono che le stimmate potrebbero essere il risultato di una frode perpetrata da individui che cercano di attirare l'attenzione o di trarre profitto dalle loro presunte ferite sacre. L'altra mano. Questi sono scarsamente visibili, ma quando io unisco le mani, dicendo che mi concentro, ecco che si producono delle macchie rosse molto intense. In questo video esploreremo alcuni dati storici e scientifici per aiutare a capire meglio il fenomeno delle stimmate. Le prime testimonianze storiche sul fenomeno delle stimmate risalgono al XIII secolo, quando San Francesco d'Assisi fu il primo a riportare le ferite sulle mani, sui piedi e sul costato, esattamente come quelle di Cristo che aveva subito durante la crocifissione. In seguito, altri cosiddetti santi, come Santa Caterina da Siena e Santa Teresa d'Avila, riportano lo stesso fenomeno. Tale fenomeno ha suscitato un grande interesse sia nella comunità scientifica che in quella religiosa. In ogni caso, il fenomeno delle stimmate ha suscitato una grande curiosità e dibattito nel corso dei secoli e continua ad essere un tema di interesse per molte persone in tutto il mondo. Negli ultimi anni, il fenomeno delle stimmate è stato oggetto di numerosi studi scientifici, volti a comprendere meglio la natura e le cause del fenomeno. Uno dei primi studi significativi fu condotto nel 1940 dal dottor Edward Podolsky, un neurologo statunitense che studiò il caso di una donna che riportava le stimmate. Podolsky concluse che le ferite altro non erano che il risultato di una patologia psicologica piuttosto che di una causa divina. In anni più recenti, diversi studi hanno analizzato il fenomeno delle stimmate da diverse prospettive, tra cui la psicologia, la medicina e la neurologia. Possono avere tre origini diverse: un'origine soprannaturale, un'origine naturale, cioè essere di origine psicosomatica, il metodo più semplice di farsi effettivamente dei piccoli tagli o delle abrasioni. Per esempio, uno studio del 1995 pubblicato sul Journal of Religion and Health ha esaminato 321 casi di persone che riportavano le stimmate e ha concluso che il fenomeno era più comune tra le donne che tra gli uomini. Alcuni studiosi hanno anche tentato di spiegare il fenomeno in modo razionale, sostenendo che le stimmate possono essere il risultato di una patologia mentale o di una forma di autolesionismo. D'altra parte, alcuni credenti considerano le stimmate come un segno divino e una prova della santità della persona che le riporta. Per esempio, al genetista forense Ciro Di Nunzio è stata affidata l'analisi del sangue delle stimmate di Natuzza Evolo. Inizialmente, il dottor Di Nunzio si era rifiutato di condurre questa indagine. Inizialmente avevo deciso di non rispondere positivamente alla richiesta. Ma poi tale indagine l'ha condotta e ha constatato che il sangue analizzato in un panno appartenente a Natuzza Evolo, fuoriuscito da queste stimmate, contenesse effettivamente il sangue della donna.
Un altro studio del 2003 pubblicato sulla rivista scientifica The Lancet ha utilizzato l'imaging a risonanza magnetica per esaminare le ferite riportate da una persona che sosteneva di avere le stimmate. I ricercatori hanno osservato che le ferite corrispondevano alle aree del cervello coinvolte nella percezione del dolore. Nonostante gli sforzi degli studiosi, tuttavia, il fenomeno delle stimmate rimane ancora in gran parte inspiegato e continua ad essere un argomento di dibattito tra scienziati e credenti. In ogni caso, gli studi scientifici hanno contribuito a portare maggiore chiarezza e conoscenza sul fenomeno. Purtroppo nel corso della storia il fenomeno delle stimmate ha anche dato origine a numerose frodi e falsi. Una delle frodi più celebri riguarda Giorgio Bongiovanni, noto guru della psicosetta sincretica Non Siamo Soli, nonché contattista italiano, cioè uno che ha contatti con gli extraterrestri, il quale sostiene di avere stimmate autentiche. Tuttavia, nel 9 luglio del 2007, durante una trasmissione televisiva intitolata Il Bivio, Bongiovanni ha pubblicamente rifiutato di sottoporsi a una serie di test scientifici per verificare se le sue stimmate fossero genuine o false. Tale decisione ha sollevato numerosi dubbi sulla veridicità delle sue affermazioni e ha portato alcuni scettici a dubitare della sua credibilità. Inoltre esistono diversi casi storici documentati di persone che hanno falsificato le stimmate, utilizzando tecniche d'inganno come l'uso di sostanze chimiche per creare ferite ed escoriazioni sulla pelle. È importante sottolineare che nonostante le frodi, il fenomeno delle stimmate rimane ancora un argomento molto delicato e controverso, e la sua natura e le sue cause rimangono in gran parte inspiegabili laddove non c'è una spiegazione scientifica. Tuttavia, le frodi hanno sicuramente contribuito a creare un'immagine negativa e scettica nei confronti del fenomeno, spesso portando all'associazione delle stimmate con la farsa, il ciarlatanismo e, in altri casi, a vere e proprie manifestazioni e prodigi tutt'altro che divini, ma demoniaci. In ogni caso, la trasmissione Il Bivio, in cui il Bongiovanni ha rifiutato di sottoporsi a test scientifici a spese del CICAP, può essere vista in questo video e rappresenta un esempio significativo delle controversie e dei dubbi che circondano il fenomeno delle stimmate. Cari amici, dopo aver analizzato brevemente e discusso il fenomeno delle stimmate, possiamo affermare che è ancora oggetto di dibattito e controversia. Tuttavia, ci sono prove che suggeriscono che potrebbe essere il risultato di un disturbo psicologico o di una frode. Vi invito ad approfondire l'argomento e ad esaminare attentamente le prove e le affermazioni fatte dalle persone che sostengono di avere le stimmate. Sono convinto che sia importante essere critici e valutare oggettivamente le affermazioni in modo razionale, al fine di avere una comprensione accurata del fenomeno. Ma vi invito anche a studiare il fenomeno alla luce della Bibbia, in quanto solo Gesù Cristo è il portatore delle vere stimmate e si è sottoposto alla crocifissione per soffrire al posto nostro. Quindi dubito altamente, personalmente, che le stimmate abbiano un'origine divina, poiché è Cristo a portare sul suo corpo le nostre lividure e non noi le sue. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Ringrazio tutti voi per avermi seguito fin qui e spero che questo video abbia fornito una panoramica utile sul fenomeno delle stimmate. Raccomando di approfondire ulteriormente l'argomento per avere una conoscenza più approfondita e completa del tema. Non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video e di unirvi alla mia community su Telegram per stare in contatto con me e con gli altri utenti. Grazie ancora per avermi seguito. Vi saluto calorosamente e vi do appuntamento al prossimo video.